È indubbio che la stagione del Napoli sia tra le peggiori per una squadra detentrice del titolo italiano. Nessuno, anche tra i più pessimisti, si aspettava una tale resa, tale da vedere tre allenatori alternarsi in panchina per tentare di agganciare un posto in Europa. Certamente le responsabilità non sono solo da imputare all'area tecnica, e questo lo sa bene Aurelio De Laurentiis. Il presidente sta facendo parlare di sé per le continue cacciate pubbliche. Se da un lato inizialmente potevano anche far sorridere, nel lungo periodo le sue cacciate hanno iniziato a stufare nuovamente l'ambiente azzurro. Un comportamento nervoso di chi sa di aver gettato le ortiche l'occasione di poter compiere con il suo club quel passo in più da renderla una grandissima realtà europea, programmando il futuro accompagnati da grandi vittorie. Invece è avvenuto l'esatto contrario, con uno show iniziato già in estate. Scelte sbagliate anche sul mercato, perché i tre acquisti estivi e i quattro avvenuti a gennaio hanno inciso ben poco. Nathan è arrivato con il compito di dover sostituire Kim, un ruolo certamente non facile, uscito male dall'esordio. Stesso discorso per Kajust, che non è riuscito a coprire il ruolo di erede di Zielinski. Per non parlare di Lindstrom, escluso anche dalla sua nazionale, che non è riuscito a convincere nessuno dei tre allenatori a divorarsi l'unica palla gol che avrebbe potuto svoltare la sua stagione e quella del Napoli, ovvero contro il Barcellona martedì scorso. Senza dilungarci su altri acquisti, in una stagione così nefasta nessuno ha inciso positivamente, faticando nell'entrare in sinergia con il gruppo dei senatori. Adesso però c'è da pensare al campo prima di ricostruire il Napoli. Dalla trasferta con l'Inter a Lecce inizierà domenica un altro mini campionato per il Napoli di Calzona, che vuole restare a prendersi la conferma anche per la prossima stagione. La distanza ora è di 7 punti dal quarto posto, ma ci si potrebbe qualificare anche con il quinto posto in campionato, in base a quella che sarà alla fine la classifica ranking. Intanto restano 10 partite a Napoli e a Calzona per continuare insieme anche il prossimo anno.